ho vissuto sempre come se fossi eterno, voglio dire che distruggo e ricostruisco tutto continuamente. Non ho mai pensato di poter finire pazzo o suicida, forse perché tendo a non coltivare, a non conservare, a non fare programmi. A poco il mio fardello era aumentato, troppi detriti. Così avevo preso l'abitudine di approfittarmi di tutti e di tutto. Una stronza visione pragmatica della vita. Passavo il tempo a fare conti, a calcolare quello che davo e quello che ricevevo in cambio. Credevo di essere una brava persona, ma questa abitudine alla matematica mi ha portato alla desolazione e allo sconforto. A quel punto nella mia vita è entrata una deliziosa fanciulla, che mi ha fissato con i suoi occhi verdi e mi ha lanciato un messaggio d'amore telepatico al quale ho creduto. Dovevo crederci. Quando ti senti così solo, un messaggio del genere lo capti al volo, lo trasporti con cura fino al cuore e lo depositi lì, raggiante, credendo che ora tutto funzioni. Beh, lei non mi ha lasciato neanche il tempo di pensare. La vedevo tutti i giorni al lavoro, controllava gli estintori per gli incendi e di estintori ce n'erano un sacco. Era una bella donna, con la pelle scura, i capelli corti, gli occhi verdi e sognanti, un culo sodo e un paio di tette grosse e ben fatte. Per diversi giorni ci siamo guardati in silenzio, poi mi sono deciso. Lei mi stava aspettando come una gattina e quindi ha fatto un po' le fusa. L'ho invitata ad uscire. Siamo andati in un bar, abbiamo ordinato due drink e quasi senza scambiarci una parola ci siamo baciati e accarezzati. Non riuscivo a staccare gli occhi e i neuroni, tutti i miei neuroni, da quelle belle tettone da ventenne. Ho avuto un'erezione molto persistente, ho pagato e siamo usciti. Da quelle parti avevo un alloggio accogliente, ero euforico e impaziente, anche lei. Abbiamo cominciato a spogliarci in tutta fretta, ma quando lei si è tolta il reggipetto, le tette le sono penzolate sull'ombelico. Erano grosse, flaccide e cadenti, due gigantesche bisacce, come i seni di una vecchia nutrice. Era incredibile che una donna così giovane e graziosa potesse avere due tette simili. Comunque ci ho provato lo stesso, ma non ci sono riuscito. Non ho avuto nemmeno mezza erezione, forse nemmeno un quarto di erezione. Lei si è seccata parecchio. Credo che si sia offesa. Ci siamo rivestiti e ce ne siamo andati. Dopo quella volta non è mai più voluto uscire con me, ma ha continuato a controllare gli estintori e poco per volta siamo diventati amici. Ci sono voluti parecchi anni prima di diventare amici.